Jenny è pazza. Dylan Dog intercetta Vasco. Anzi, forse è stato Vasco che in qualche modo, in un universo parallelo, ha intercettato le paure, i mostri di cui si nutre Dylan Dog e il suo universo onirico. Ma la grandissima intercettazione viene proprio dall'intuizione della grande scrittrice e direttrice editoriale di Dylan Dog, Barbara Baraldi, una penna poetica e gotica che non poteva che avere questa intuizione. Mettere insieme una sensibilità musicale che parla di depressione, di esclusione e il fumetto per eccellenza dell'indagatore dell'incubo. E facciamo un passo indietro. Non è la prima volta che Barbara Baraldi si dedica alla musica. L'abbiamo vista nel Fuoco dentro di Janis Joplin e si è così anche dedicata a quella che è la canzone per eccellenza che indaga nell'universo dell'onirico di Vasco Rossi, Jenny è pazza. Perché è pazza Jenny? In realtà non è vero che sia veramente pazza, ma è perché lo dicono gli altri, perché è diversa dagli altri, perché sente su di sé tutto in maniera amplificato, come se non avesse pelle, esattamente come in quel film di Kim Rossi Stewart, di cui un po' c'è la citazione, senza pelle, senza filtri. Amplificare le emozioni significa viverle tutte, ecco perché io t'ho vista piangere di gioia e ridere che più di te nessun altro la vita amò. E questo ce lo dirà Dylan Dog in un flashback che ci farà scoprire del perché lui l'ha conosciuta e perché lui la vuole salvare. Chi è senza pelle è chi vive talmente forte la vita con una sensibilità diversa che alla fine può capitare che si arrenda perché è stanca di soffrire e vuole solo dormire. Jenny è pazza, Jenny vuole dormire. Allora sarà proprio al confine tra la realtà e il sogno, anzi nell'incubo, che Dylan Dog dovrà andare a scavare per incontrarla in una specie di dimensione universo parallelo, in un gioco di cubi che non hanno né porte né finestre, perché questi cubi assomigliano tanto a quella mappa che lui stesso Dylan troverà sul muro quando riuscirà a scalfirlo, graffiandolo per cercare una via d'uscita, la mappa del nostro cervello. E qui iniziano le grandi citazioni che io ho apprezzato tantissimo. Prima fra tutte quella di Osho, la mente mente. La seconda è quella di Fata Morgana, perché sono le nostre paure a costruirci delle gabbie mentali. E la labirinto più grande è quello che ci facciamo noi. E poi abbiamo già detto il riferimento al senza pelle, a una cultura cinematografica e poetica molto forte che si ha in questo piccolo capolavoro del fumetto e anche della letteratura. Allora io vi invito a scoprire come riuscirà e se riuscirà Dylan a liberare Jenny, qual è stata la loro storia, da che cosa nasce tutto, e a leggere Dylan Dog. E vi do appuntamento a una delle mie prossime recensioni.